Aspetta, eh. Aspetta, c'è un foto, la foto c'è. Questo è lui. Sono io. Ce l'hai questa? No. Ma non te la darò mai, sappilo. Gianni, ciao, magari se mi mandi un piccolo video in cui dici chi è Gianni Bellini, come ti è venuta questa passione delle figurine, qual è stata la figurina che ti ha fatto più dannare, insomma un po' la tua storia, e poi magari se è possibile di farci vedere la figurina magari di qualche calciatore qua della zona. Ciao, buongiorno, sono Gianni Bellini, quasi 58 anni, abito in provincia di Modena e per molti sono ritenuto il più importante collezionista di figurine di calciatori al mondo. Vi porto a fare un breve giro nel mio ufficio, studio, nella mia casa e tutto quello che sono per me le figurine. Andrea Santonastaso, attore, disegnatore e conduttore radiofonico, dopo oltre 40 anni completa il suo album dei calciatori Panini, non solo ricevendo finalmente la figurina che gli mancava, quella del brindisino Ubaldo Novembre, secondo portiere del Catanzaro, ma incontrandolo di persona. L'artista, che è figlio del popolare cabarettista Pippo Santonastaso e che è conduttore di Sky Art e Radio 2, è protagonista di uno spettacolo teatrale in cui racconta di quanto tutta la sua vita sia stata condizionata dalla ricerca disperata della figurina di Ubaldo Novembre. E allora, davanti alle telecamere di Canale 85, questo incontro si è finalmente materializzato. Diciamo che il pezzo forte ovviamente sono le figurine. Queste sono tutte figurine da attaccare, infatti sono, come dico spesso, sono oltre 700.000, chiaramente tutte catalogate, so benissimo o quasi dove andarle a cercare. Anche tutto dentro qua, pacchi ancora da aprire, materiale ovunque, la mia casa è piena di figurine ed immagini di calcio, poi mi sono creato il mio angolo vintage all'ingresso, così quando gli ospiti vengono con biliardini vari. Sì, insomma, un museo, un piccolo museo in una casa. E poi anche nella stanza di mia figlia, tutto pieno, ovviamente, di figurine dappertutto. Vi garantisco che in questo piccolo comò è pieno di figurine, come si può vedere, e rigorosamente tutte da attaccare. Pensato di arrivare a tanto, cioè già a trovare la figurina sembrava una cosa impossibile, ma averla adesso di persona vale
cioè, si decuplica il successo e la gioia. Andai in un'edicola per comprare a Bologna, dove stavo, una figurina, un pacchetto di figurine, perché mi mancava la figurina di Ubaldo Novembre. Quanti anni aveva? 10 anni, 1976-77 l'album. La mia passione nasce da questo calciatore qua, Sergio Carantini, stopper dell'Ani Rossi Vicenza, primo calciatore, prima figurina che ho trovato nelle bustine. Da allora è stato un susseguirsi. Sono diventate circa 2 milioni e mezzo di figurine. Ma, oltre a Sergio Carantini, un'altra figurina introvabile per me è stata Ivano Bordon, della stagione successiva, 72-73. E da cui ci ho ricavato un libro che sta andando veramente oltre le più rose previsioni. A chi poteva interessare la vita di un collezionista? Bah. Ero disperato, sapevo che l'avrei trovata, però quel giorno in quell'edicola io trovai insieme al pacchetto di figurine un fumetto di Andrea Pazienza. E scelsi, perché i soldi non bastavano per fare tutte e due, di comprare l'album, il fumetto, e quindi rifiutai di completare l'album. E quindi quella figurina, quella di Ubaldo, è rimasta un sogno, perché non la comprai però scegliendo Pazienza poi insomma calcai la carriera del disegnatore di fumetti e poi dell'attore, che adesso fa uno spettacolo dedicato ad Andrea Pazienza a 50 anni. Quindi in realtà la mia vita è stata totalmente segnata da Pazienza, ma prima ancora da quello che mi ha portato a Pazienza, cioè Ubaldo Novembre, che oggi è realtà, insomma. Quindi alla fine ho chiuso il cerchio. È una storia fantastica, perché è proprio bello quello che è accaduto. Mi ha fatto piacere conoscere Andrea. E io non sono stato un grande, per cui alla ribalta non è che sia stato tante volte, però questa storia mi fa piacere raccontarla anche ai miei nipoti, se verranno. Però la figurina più preziosa alla fine è stata la sua. Ma io questa storia non la sapevo, e devo ringraziare Andrea, e lo seguirò ancora con più entusiasmo per le serate che farà. Mi dicevano che la figurina di Ubaldo era difficilissima da trovare, non so da dove l'hanno fatta arrivare. Fatto sta che la figurina è arrivata la settimana scorsa, io finalmente ho avuto in mano la figurina, però ripeto, mai avrei pensato poi dopo una settimana di trovare anche lui in persona, quindi il massimo dei massimi. Esatto. Qui invece abbiamo la storia di un brindisino doc, Antonio Benarrivo. Questo è il suo primo anno a Padova. Notare i vari Bistazzoni, Albiero, Ottoni, Sola, i vari Galderisi, Pradella, Miano. Comunque è una squadra che al giorno d'oggi potrebbe fare comodamente la Serie A. A seguire abbiamo sempre Benarrivo, ma il primo anno a Parma. Notare l'album su due facciate, perché adesso dico questo, perché nell'ultima apparizione di Benarrivo sull'album, vedete, a Parma, lui non appare non appare nella formazione, uso il termine tipo, e già comunque era cambiato il modo di raffigurare le immagini, perché sono quattro pagine per ogni squadra. Lui arriva nella fase degli ultimi acquisti, e sono iniziate nelle raccolte Panini l'angolo degli ultimi acquisti. Adesso lo troviamo qua, con bensì 8 giocatori del Parma, come si può vedere, fra cui anche Amelia, ed eccolo qua Benarrivo. La particolarità, anche abbastanza ridicola, di quell'annata, che l'Ancona
ebbe ben 16 aggiornamenti. 16 aggiornamenti, come si può benissimo vedere dal secondo portiere Edman, lo svedese, a Mario Jardel, a Grabbi, a Dino Baggio e un giovane Goran Pandev. L'evoluzione della figurina.